ci sono tanti vulcani sottomarini nel Mar Tirreno? E più in generale, perché l'Italia è un paese così sismico, così vulcanico? La crosta terrestre non è stabile. Ci sono dei movimenti nella parte più profonda del mantello, dovuti al riscaldamento interno della Terra, che mettono in movimento il mantello. E la crosta è suddivisa in zolle, dette anche placche, che sono in lento ma continuo movimento l'una rispetto all'altra. Le zolle in cui è suddivisa la litosfera sono separate tra loro da linee di confine dove la crosta è più fragile. I terremoti si concentrano proprio lungo questi confini, dove le placche entrano in collisione l'una con l'altra e dove è più evidente l'instabilità del globo terrestre. La penisola italiana è attraversata dal confine tra la placca africana e la cosiddetta placca euroasiatica, che comprende gran parte dell'Europa e dell'Asia. Il confine tra queste due parti distinte della crosta terrestre attraversa la Sicilia, segue la Calabria e percorre la penisola italiana per tutta la sua lunghezza, lungo la dorsale appenninica a sud e l'arco delle Alpi a nord. La placca africana si sposta verso quella euroasiatica con velocità di alcuni millimetri l'anno. Il territorio italiano è diviso tra le due placche e per questa ragione la crosta della penisola è uno dei luoghi in cui si concentrano gli sforzi e le deformazioni dovuti alla collisione tra queste due zolle continentali. Due placche tettoniche si scontrano. Una sprofonda, l'altra si frammenta lungo una serie di faglie, chiamate thrust. Questa frammentazione crea un rilievo, che non è altro che la nostra catena appenninica. Noi geologi studiamo questi sistemi di collisione anche in laboratorio, proprio per simulare ciò che avviene in natura e capirci qualcosa di più. Oh yeah. Questa collisione ha una serie di conseguenze, diciamo quattro. Una è la creazione della catena che abbiamo appena visto. La seconda è che la placca che è sprofondata raggiungerà alte temperature, per cui porzioni di roccia fonderanno e tenderanno a risalire formando un arco vulcanico. Ecco perché in Italia abbiamo tanti vulcani, tutti allineati, come il Marsilio, il Vesuvio, i Campi Flegrei e tantissimi altri. Conseguenza numero 3. Nella zona...